Se stai cercando un modo per ricreare quel feeling inconfondibile, quello stile analogico dell'epoca d'oro della pellicola e trasformare i tuoi scatti digitali da così a così, continua a guardare questo video. Nell'era digitale siamo alla ricerca della fotografia perfetta, nitida, chirurgica, così chirurgica da sembrare a volte finta. La fotografia digitale è economica, è rapida, è alla portata di tutti. La fotografia analogica, al contrario, è lenta, è costosa, ma ha carattere. E nel 2023 molti di noi, me compreso, sono ancora alla ricerca di quelle sensazioni, di quel feeling che solo l'analogico sapeva dare. Dopo molte ricerche su come ricreare quello stile analogico, ho scoperto di Answer, un plugin che promette di riportarci in quei meravigliosi anni d'oro della fotografia. Andiamo a dare un'occhiata. Ok, siamo sul sito di Answer e cliccando su Download and Get Free Trial andremo a scaricare la trial. Come vedete è già stato installato 545.000 volte. Clicchiamo su Get Free Trial, qui possiamo scegliere il sistema operativo macOS, Windows o questa versione di Ubuntu e il tipo di applicazione che vogliamo scaricare, quindi se per video o per fotografia. Per video è disponibile per DaVinci Resolve, After Effects e Premiere Pro, o per Final Cut Pro, mentre per fotografia è disponibile per Photoshop, Lightroom, Capture One e Affinity Photo. Io clicco sulla parte fotografica, scelgo il mio sistema operativo e scarico la trial oppure scarico il plugin. Una volta che l'abbiamo scaricato è semplicissimo da installare, ci metterete un minuto, aprite il vostro programma che state utilizzando, io utilizzo in questo caso Capture One, e aprite la fotografia che volete modificare. Quindi vi consiglio all'inizio di creare una fotografia meno contrastata, più piatta. Per fare questo vi consiglio di andare qui sugli stili curva, non automatico ma lineare, e come vedete la fotografia si è appiattita sostanzialmente, passatemi il termine. Ad esempio abbassiamo un po' il contrasto, abbassiamo un po' le alte luci, alziamo un po' le ombre. Questa era la fotografia all'inizio, questa è quella di adesso, è meno contrastata. Clic destro sulla fotografia, modifica con The Answer Lightroom Plugin. C'è scritto Lightroom, ma funziona perfettamente con Capture One. Ti si apre questa interfaccia, i parametri consigliati per l'esportazione sono questi: TIFF 16 bit, profilo sRGB Color Space Profile. Lasciamo tutto così, modifica varianti. Eccoci in Dehancer. Allora, una rapida occhiata all'interfaccia. Qui in alto a sinistra abbiamo i films, che sono le simulazioni pellicola, sono al momento in cui faccio questo video 63. Ok, e i preset. I preset non sono nient'altro che dei preset che sono stati creati sulle basi delle simulazioni pellicola che abbiamo visto prima. Qui abbiamo una preview, il prima e il dopo, poi vedremo come funziona. Qui abbiamo uno a uno. Possiamo vedere la nostra immagine ingrandita. Si può utilizzare anche il doppio clic e si ingrandisce di nuovo, doppio clic e torniamo alle dimensioni originali. Con Cancel possiamo annullare tutte le modifiche che abbiamo fatto e quindi l'immagine non verrà salvata all'interno, ad esempio in questo caso di Capture One. Mentre se abbiamo modificato la nostra immagine e cliccheremo su OK, in Capture One ci ritroveremo l'immagine modificata con un nuovo file TIFF. Qui sotto invece vediamo l'istogramma, possiamo farlo sparire cliccando qui per ingrandire l'immagine oppure vedere l'istogramma. Andiamo al succo del plugin, possiamo utilizzare dei films o dei preset. Se vogliamo fare delle modifiche rapide, possiamo cliccare su Preset. Andiamo a navigare nei vari preset per vedere all'istante come reagisce il nostro file digitale con l'applicazione di queste simulazioni di pellicola. Vediamo una che mi piace.
diciamo che voglio rimanere su questa simulazione pellicola, che si chiama Fuji Reala 500D. Clicchiamo due volte e vediamo già la grana della nostra simulazione. E secondo me già così, prima e il dopo, come vedete, il cambiamento si vede, a mio parere, molto realistico. La cosa è soggettiva, ma a me piace moltissimo. Andiamo su Source, qui possiamo aumentare un po' l'esposizione, diminuirla se vogliamo. Sullo sviluppo del film possiamo aumentare o diminuire il contrasto, io voglio diminuirlo leggermente. Posso modificare i mezzi toni, vedere il range tonale della nostra immagine. Ad alzare o diminuire il punto del nero, quindi io vado a schiarirlo un po' per creare un po' quella patina. Print simula la carta, la simulazione carta è questa, la Kodak 2383, c'è anche la Kodak Endura se vogliamo, lasciamo 2383. Color head, possiamo andare a variare la nostra immagine più sul blu o più sul giallo, io non toccherei nulla in questo caso. Questa è la grana, l'alone e il bloom. Questi li vedremo dopo. Qui abbiamo fatto una modifica veloce facendo praticamente un click e abbiamo ottenuto già questo risultato che a me piace. Se siamo soddisfatti, clicchiamo su OK. E ci ritroveremo la nostra immagine in Capture One. Se invece andiamo su Films, abbiamo la possibilità di vedere tante simulazioni pellicola, quindi non dei preset. Quindi cliccando sempre con la freccia ci possiamo spostare tra le varie simulazioni pellicola, ad esempio questa è molto bella, l'Agfa Color XRS mi piace molto per questa immagine, quindi vediamo subito un prima e un dopo. Oppure se voglio in questo menu abbiamo una sorta di sottomenu o macro menu, chiamatelo come volete, che abbiamo le pellicole negative. Abbiamo le pellicole motion picture, le positive sarebbero le diapositive, ad esempio voglio questa diapositiva, una Velvia, voglio simulare una Fujichrome Velvia 50, ci clicco sopra e abbiamo la nostra immagine digitale con la simulazione di questa diapositiva Fujichrome Velvia 50. Qui possiamo modificare in fase, sarebbe in fase di sviluppo della nostra pellicola, se vogliamo sovraesporla o sottoesporla. In questo caso, secondo me, non c'è bisogno di modificare nulla, va bene così. Abbiamo ancora tutti i nostri parametri qui. Questa immagine, secondo me, è un'immagine dall'esposizione e dai colori abbastanza bilanciata, quindi qui io non toccherei nulla. Possiamo provare a modificare il tipo di carta, ad esempio. Come vedete, questa ha cambiato la nostra immagine, anche questa. Lasciamo questa. Color head, film, grain. Cliccando due volte vediamo naturalmente la grana della pellicola. La grana che non è paragonabile al rumore digitale. Il rumore digitale è un qualcosa che non vogliamo. La grana della pellicola era quella grana che si vedeva proprio per il fatto della composizione in sé della pellicola, di come era stata sostanzialmente prodotta la pellicola e in sé aveva questa grana che non era uguale per tutte le pellicole. La grana la possiamo modificare con questo ammontare di grana, possiamo aumentarlo o possiamo diminuirlo, resettare i parametri come vedete qui, possiamo anche cambiare una grana più grande, una grana più sottile, più fine, più grana nelle ombre, più grana nei mezzi toni, meno nelle luci. Possiamo fare davvero di tutto. La pellicola è positiva, quindi è una diapositiva, negativa la grana la vediamo di più. Però questa era una diapositiva, quindi lasciamo su positive. Aliation. Aliation non è nient'altro che l'alone. Infatti se io clicco qui su Mask Mode, vediamo che in queste zone, che sono le zone più contrastate della nostra immagine, quindi dove c'è uno sfondo molto chiaro e degli elementi in primo piano più scuri. Questo alone era un difetto delle emulsioni quando si andava a sviluppare la fotografia. Nelle zone molto contrastate, quindi sui bordi molto contrastati, in questo caso si veniva a creare un alone arancione. Un difetto che però è diventato un effetto tipico delle immagini scattate in analogico. Quindi se vogliamo accentuarlo, possiamo andare qui su Amplify e lo possiamo accentuare o lo possiamo diminuire. In questo caso non cambia molto, ma io lo lascerei così. Qui
Quindi questo è senza e questo è con. Se io clicco qua, lo vedete meglio, senza l'alone e con l'alone. Vedete, in questa zona si vede bene, forse da YouTube non si vedrà benissimo. Bloom è questa sorta di diffusione della luce. Infatti, se io clicco qua, lo vedete anche qui, in questa zona, senza il bloom e con il bloom. Vedete, questa zona più luminosa, la luce cliccando su bloom è più diffusa, è una luce più morbida. Abbiamo questo effetto bloom. Anche qui possiamo modificarlo, quindi sulle alte luci, sui dettagli, possiamo amplificarlo, possiamo dare più o meno impatto a questo effetto. Lasciamo tutto così anche qua. E poi qua abbiamo naturalmente la vignettatura. La vignettatura la conosciamo tutti che cos'è, quindi senza vignettatura e con la vignettatura. Ma alla fine di tutto abbiamo la nostra immagine, che questa era prima e questa è il dopo. È un'immagine che il cambiamento è sottile, farete fatica magari a vederlo da YouTube, ma dal vivo vi assicuro che si nota molto bene. Quindi questo era il prima e questo è il dopo. Andiamo a vedere adesso un'altra immagine. Abbiamo fatto come prima le nostre modifiche di base, l'abbiamo resa un po' più piatta. Forse possiamo anche, andando qui su automatico, dezzarla un pochino. Ok, fatto questo, clic destro, modifica con The Answer Plugin. Modifica, ecco la nostra immagine, color negative. Quindi siamo su Films, clicchiamo sul primo, con la freccia ci spostiamo e andiamo a scegliere una pellicola che ci piace. Le pellicole negative. Questa Fujicolor C200, devo dire la verità, mi piace, la lascio. Questa pellicola non ha bisogno qui di queste modifiche, anzi, doppio clic e la riporto come era prima. Già soltanto avendo cliccato lì, andando su preview, questo era il prima e questo è il dopo. E già qui, secondo me, potremmo già essere a posto, però andiamo a vedere un po' di modifiche che si possono fare. Allora, diciamo che possiamo andare a fare forse una piccola modifica. Vediamo qui, modificando la carta. Preferisco questa carta, questa Endura Glossy Paper. Quindi vediamo il prima e il dopo, il prima e il dopo. Andiamo ad ingrandire, vediamo qui la grana della pellicola. E secondo me, con questi colori rende tantissimo. È un'immagine completamente diversa. Immaginate di tenerla in mano una fotografia o di averla su un giornale patinato, eccetera. E davvero rende l'immagine, la cambia. Cioè, questa sembra un'immagine più, passatemi il termine, plasticosa, troppo forse precisa, troppo liscia, mentre questa sembra un'immagine più vera, più creata da un qualcosa, da una pellicola, da un qualcosa di concreto. È un discorso un po' senza senso quello che sto facendo, ma è proprio la sensazione che dà, almeno che dà a me. Qui possiamo andare a fare tutte le modifiche che vogliamo. Qui possiamo mettere negative, perché abbiamo scelto qui una pellicola negativa. Quindi andiamo a mettere negative. Come vedete, la grana è aumentata. Se per noi questa grana è troppa, possiamo anche diminuire la grana, a diminuire l'ammontare della grana, quindi a dare un po' meno impatto anche alla grana, forse nei mezzi toni. Doppio clic, come vedete l'abbiamo diminuita un po'. Halation, penso che impatti poco su questa immagine, infatti non abbiamo delle zone che hanno un grande contrasto. Se siamo soddisfatti, qui siamo su, vedete, preview, il prima e il dopo, siamo soddisfatti, ok, facciamo ok, ecco che si è riaperto Capture One e vedete che si è creato questo file TIFF. Quindi questa è la nostra immagine di partenza, il DNG di partenza, e questa è l'immagine che ci ha creato The Answer. Quindi a me piace tantissimo questo effetto. Ok. Vedete questa fotografia? Ok, andiamo a zoomare e guardate il prima e il dopo. Qui siamo su una simulazione pellicola che è la Kodak Gold 200, che vedete senza aliasing, senza bloom. E con il bloom, senza aliasing e con l'aliasing, il prima e il dopo. Anche i particolari qui delle scarpe,
Secondo me è una simulazione pellicola fatta davvero bene. Faccio fatica onestamente a trovare dei difetti in questo plugin. Quello che dicono tutti è che non è possibile modificare in batch tante fotografie. Potrebbe essere un difetto, sicuramente lo è, ma onestamente è veramente l'unica cosa che manca a questo plugin, perché per il resto si vede che è un plugin continuo sviluppo, molto accurato, fatto bene. Vi consiglio sicuramente di provarlo. Vi lascio qui in descrizione il link per scaricare la trial se lo volete provare o se lo volete acquistare, e in più vi lascio anche il codice sconto. Se lo acquisterete risparmierete il 10%. Intanto, se questo video vi è stato utile, comunque vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Questa è la pagina dove potete acquistarlo, vedete i prezzi sono questi. Non è un plugin economico, ma quando i software sono software di qualità è giusto che abbiano anche un costo. Intanto vi ringrazio per la visione, vi aspetto sempre qui al prossimo video. Ciao a tutti amici e alla prossima.